Stefano Cezza, ben trovato in nostra compagnia Up to Value, buongiorno. Buongiorno a tutti. E allora, oggi è una giornata, si prevede una giornata piuttosto pesante, anche perché l'accelerazione al ribasso che ha avuto il mercato da quando è iniziata la diretta alle 9 a adesso, quindi sono passati 20 minuti, siamo passati da un meno 0,9 Francoforte, Milano e tutti gli altri, adesso siamo già a meno 1,4 per Milano, meno 1,2 il DAX e poi insomma Parigi e Madrid con perdite ancora più pesanti. Il DAX in particolare disegna un pattern potenzialmente ribassista con la seduta di oggi. Al momento non vedo, poi ovviamente mi correggerai nel caso, supporti, quelli insomma più quelli diciamo di riferimento sotto pressione. E anche guardando il grafico daily, tutto sommato siamo ancora all'interno di una lateralità che prosegue sostanzialmente da inizio giugno. Avevamo già parlato settimana scorsa di quello che poteva accadere nelle settimane a venire. Più o meno quelle previsioni sono ancora valide, mi pare di osservare. Stefano, a te la parola. Sì, allora diciamo che sicuramente in questa fase il mercato sta avendo un comportamento molto, molto particolare, nel senso che tendenzialmente ci sono due movimenti al giorno, 1/2 movimenti al giorno, e poi per il resto della giornata si sonnecchia tranquillamente nell'attesa appunto che si ripresentino questi due movimenti. Di solito uno è quello che sta succedendo adesso, quindi diciamo dall'apertura del cash dei mercati delle 9, quindi il DAX fa sempre un movimento che di solito è contrario a quello che è stata la chiusura del giorno prima, nel senso che anche ieri abbiamo visto la chiusura comunque delle 22 praticamente sul massimo di giornata, 15.007, e stamattina abbiamo visto come il mercato invece abbia perso praticamente appunto dalla chiusura di ieri siamo 15.005, quindi abbiamo perso 200 punti sostanzialmente. E non è la prima volta che succede, perché se tu fai vedere appunto il grafico, vabbè, questo qua è un daily, però se tu Sì. fai vedere anche magari un orario, vedrai che i movimenti sono sempre nella fascia dalle 9 alle 10 di mattina, e di solito tendenzialmente con queste belle candele rosse. Eh sì, guardate com'è evidente, insomma, è perfettamente allineato con quello che diceva Stefano. Scusami, ti ho interrotto. No, no, figurati. E quindi poi dopo questa candela, quindi questa esplosività di movimento, di volatilità, durante il giorno, bene o male, questa strisciata viene poi ricoperta. In questa settimana poi c'è stato anche l'evento particolare che lunedì i mercati americani erano chiusi, quindi sostanzialmente pochi volumi, quindi anche lunedì ha fatto questo movimento, discesa la mattina e poi bene o male il mercato è recuperato. Martedì ha fatto la stessa cosa, discesa la mattina, poi il mercato si è tenuto laterale. Ieri, e poi aveva fatto un altro affondo all'apertura dei mercati americani del pomeriggio delle 15.30, che era mancato invece il lunedì perché appunto i mercati americani erano chiusi. Ieri, bene o male, invece ha fatto il movimento anche qui uguale, cioè la mattina debolezza e poi invece nella fase del pomeriggio fino alla chiusura, come ti ho detto, forza, e oggi sta facendo la stessa cosa, quindi debolezza della mattina. E quindi il punto di domanda da capire è se anche oggi questo movimento ribassista verrà riassorbito durante la giornata. A questo punto io me lo aspetto, però sai, i mercati sono sempre pronti a stupirci, però tendenzialmente in questo momento, se dovessi dire facciamo un'operazione, visto i livelli sui quali siamo, quindi 15.500, diciamo che un supporto molto forte il DAX ce l'ha sotto, che è 15.440, che l'ha già testato due volte, quindi 4,40-4,50. Quello è un livello che, se dovesse essere rotto, allora comincia a essere un po' preoccupante, perché vorrebbe dire che si punta ai minimi di giugno, quindi 15.250-15.260. Però diciamo che finché tiene questa zona, quindi 15.500-15.000, diciamo massimo 15.440, in questo momento l'operazione da fare è un'operazione contraria, quindi cercare di prendere un long per vedere che durante la giornata il mercato riacquisti stabilità dopo questa strisciata iniziale. Quei 15.440, insomma, sono anche è sia un supporto di riferimento importante testato più volte a partire da maggio, ma che poi aveva fatto insomma da resistenza nel periodo tra aprile appunto e la metà di maggio, prima di superarlo di slancio insomma per quanto riguarda il primo giugno, e poi via via insomma nel corso delle ultime sedute. Era interessante il discorso del grafico orario che ci ha fatto notare Stefano, perché
come vedete, insomma, queste candele rosse così forti sono sempre avvenute più o meno, insomma, a inizio seduta. Qui il 30 giugno è successo più o meno alle 10, qua invece alle 12, ma dopo comunque tre candele di fila, 9-10, e poi ancora qui il 2 luglio alle 10, il 5 luglio alle 9, quindi sono tutte situazioni abbastanza simili che si ripetono. Il 6 luglio stessa discorso, stessa situazione, alle 9, quindi in apertura, e ancora oggi con il DAX, che comunque è l'indice che al momento sta riducendo le perdite in maniera più nella maniera più efficace, nel senso che perde lo 0,8%, Milano perde l'1,2%, Madrid è la più pesante. Abbiamo già visto come abbia già segnato, insomma, i minimi da aprile, siamo a meno 1,5%. Per quanto riguarda Milano invece siamo scesi sotto i 25.000, caro Stefano, e non ci sono gap down, diciamo, particolarmente evidenti, magari è infinitesimale, ma insomma non è così netto come quello, ad esempio, di Parigi, eccolo qua, e la stessa cosa vale per il DAX, non ci sono gap down particolarmente rilevanti, ma per Milano aver abbandonato i 25.000 può essere un primo segnale. Tu come la pensi? Sei più o meno, l'analisi assomiglia a quella di Francoforte, come la vedi? Ma allora, sicuramente i mercati in questo momento si assomigliano, perché diciamo che dalle scadenze tecniche di giugno, quindi sostanzialmente dal 21 giugno, i mercati sono entrati in questa fase comunque laterale, perché bene o male il DAX sta lavorando in 200-300 punti, Milano uguale in 400-500 punti massimo, quindi sicuramente i mercati sono in una fase di congestione. È chiaro che a questo punto ci dobbiamo aspettare che prima o poi questa congestione esca. È probabile che magari possa uscire nel mese di agosto, dove con i volumi bassi e con la gente in vacanza di solito i mercati fanno sempre dei movimenti abbastanza anomali, quindi di solito il mese di agosto è sempre un mese un po' particolare e tendenzialmente è sempre un mese dove, se c'è un movimento, diciamo, di esplosività di volatilità, non è tendenzialmente quasi mai positiva, cioè statisticamente 80% ci sono delle escursioni abbastanza negative dei mercati. Quindi secondo me sarà importante capire come i mercati arriveranno ad agosto, ma questo lo vedremo. È chiaro che Milano appunto ha un supporto, diciamo, sì, 25 è la soglia psicologica, ma comunque diciamo che a livello tecnico 24,8, 24,8 e 20 è il livello più importante. Quindi secondo me, finché non c'è una rottura con una chiusura sotto questo livello, il mercato anche Milano rimane in trading range, quindi non ci sono segnali preoccupanti. È chiaro che se dovesse fare una rottura sotto 24,8, allora a quel punto il trend, soprattutto di breve, potrebbe essere sicuramente un trend che acquista debolezza. Però vediamo la giornata, ripeto, secondo me se rimaniamo sopra 25 alla fine siamo sempre in questo trading range che stai facendo vedere tu esattamente adesso, e quindi la cosa non è che mi scomponga più di tanto. Quindi onestamente in questa fase qua 24,9, 24,850 comunque sono sempre, secondo me, una fase ancora di un segnale positivo. Ripeto, rottura con chiusura sotto allora darebbe sicuramente un segnale di debolezza almeno momentanea per l'indice. Anche in questo caso il grafico orario, insomma, ci dà un ulteriore view, insomma, di quello che sta accadendo su Piazza Affari, su Milano. Tornando invece al grafico daily, ti chiedo rapidamente, insomma, anche quali possono essere i valori che può raggiungere nell'intraday Piazza Affari, Stefano. Ma come ti dicevo, questo livello qua è sicuramente importante, 24.800, 24.820 è un livello da tenere sicuramente in considerazione. Quello, diciamo, che secondo me è un po' l'ultimo, passami il termine, baluardo per il quale si può ipotizzare ancora un'operazione long con Trajan, e se invece dovesse rompere poi quel livello, quindi andare sotto 24.8, 7.50, allora a quel punto secondo me lì va messo uno stop. Poi per quanto riguarda il rialzo,
tendenzialmente direi sempre il livello 25,2, quindi quello è un altro livello che il mercato sta sentendo, quindi insomma io mi muoverei un po' su questi livelli, quindi tendenzialmente proverei adesso, 24,870 sta facendo il future, quindi sicuramente sembra che questo livello lo voglio andare a sentire, quindi vediamo un po', siamo già comunque già a meno 1,20 di future, adesso a meno che non ci sia una giornata particolarmente negativa, ma ripeto, secondo me questa zona qua potrebbe essere una zona dove si può valutare anche un ingresso long. E con la seduta pesante in Cina, la seduta pesante in Europa, i massimi di Wall Street, i future al momento americani vanno al ribasso, con insomma in aggiunta anche i verbali della riunione del 15-16 giugno della Federal Reserve hanno rivelato che un numero imprecisato ma rilevanti di membri del braccio operativo della Federal Reserve sono stati sorpresi dalla forza della ripresa economica. Nessuno dice che i tempi della fine dell'emergenza è arrivata, ma qualcuno dice che è il momento della riduzione degli acquisti mensili di bond, ora a 120 miliardi di dollari, e si sta avvicinando a una velocità superiore rispetto a quella attesa all'inizio dell'anno. Insomma, si prevede una, evidentemente anche un tapering anticipato, ma che comunque vedrà ampia comunicazione, quindi insomma, come dicevamo anche prima, non dovrebbe esserci nessun tipo di annuncio a sorpresa da questo punto di vista. A proposito di titoli di Stato, ti faccio anche oramai la consueta domanda sul Bund tedesco, Stefano, che oggi, quantomeno nelle ultime sedute, ha registrato un nuovo ribasso piuttosto importante. Adesso ve lo mostro, eccolo qua, siamo a meno 0,32% come rendimento, e diciamo che dal 28 giugno in avanti ci sono state solamente sedute in cui il rendimento insomma è scivolato giù fino ai valori che non venivano visti più o meno da aprile. E allora dacci anche da questo punto di vista una tua view su quello che sta accadendo sul Bund tedesco. Ma ti dico la verità, in questa fase il Bund tedesco non lo sto capendo molto, nel senso che sta avendo veramente movimenti anomali molto intensi. Ripeto, io non mi aspettavo che tornasse praticamente quasi a 175, cioè nel senso comunque appunto che avesse questo forte rialzo. Di solito diciamo che il Bund tendenzialmente può nascondere qualcosa, nel senso che o ci anticipa, quindi si è portato già al rialzo perché anticipa quello che stavo un po' dicendo prima, quindi magari un'estate un po' turbolenta sui mercati, perché tendenzialmente sappiamo che quando i mercati scendono il Bund sale. È vero che nell'ultimo anno e mezzo questa correlazione si è scollegata, passami il termine, perché poi appunto i mercati sono andati anche a casa Covid, eccetera, un po' per i fatti loro, sia certo. I mercati azionari che quelli obbligazionari, però diciamo che la vecchia correlazione era chiaramente timori sui mercati azionari, quindi porto sicuro andare sugli obbligazionari. È chiaro che adesso il porto sicuro non è più tanto, perché come hai detto giustamente tu, comunque se io compro un Bund perdo soldi, perché il rendimento è almeno 0,32%, quindi chiaramente perdo soldi, anche se pochi, però comunque non è più un porto sicuro, però tendenzialmente diciamo che la correlazione è sempre un po' questa, quindi o il Bund ha anticipato qualche notizia che dobbiamo sapere, quindi paura per aumenti dei contagi, paura per il tapering forse appunto anticipato, non lo so, e quindi ha fatto questo movimento un po', ripeto, anomalo, che io non l'avevo assolutamente preventivato, ma penso pochi l'avessero preventivato che potesse salire tre figure in giro di una velocità così, così importante, oppure appunto ci sta dicendo che il mercato si deve, appunto, come ti dicevo, si debba indebolire, quindi magari possiamo vivere un'estate un po' turbolenta. Vediamo sicuramente un livello importante in questo momento è 175, è chiaro che se dovesse rompere 175 la situazione secondo me diventa un po' da punto di domanda. Finché non lo rompe potrebbe esserci un rientro, valutiamo le prime zone che sono 174, 173, 80 per capire se c'è un rientro dopo questa forte salita che c'è stata negli ultimi giorni. Monitoriamolo comunque con attenzione sicuramente.
Stavo osservando anche, insomma, guardando i siti e le testate estere. Adesso qui, insomma, sto cambiando ulteriormente argomento, ma in realtà quando si parla tu, insomma, hai anche citato giustamente come ci sia una decorrelazione quasi a 360 gradi, insomma, il Bund scende, i mercati scendono, che poi è la stessa, diciamo, incongruenza che potevamo registrare anche quando vedevamo l'oro che saliva assieme all'azionario. Insomma, un po' diciamo, gli schemi classici sono tutti un po' saltati causa Covid. E leggevo che i paesi che stanno registrando l'aumento di contagi in questa ulteriore ondata per le varie varianti, in primis la variante Delta, sono Emirati Arabi Uniti, Mongolia, Uruguay, Seychelles, Cile e Regno Unito. Tutti questi paesi, eccezione fatta per il Regno Unito, si è affidata ai vaccini cinesi. Poi, insomma, ricordiamo che, insomma, un conto è parlare di contagi, un conto è parlare di ospedalizzazioni, però sicuramente questa è un'altra informazione interessante, che vede sempre in qualche modo la Cina protagonista anche in questo periodo, perché poi diciamo, appesantire i mercati in questo periodo c'è appunto l'intervento piuttosto anche forte da parte della Cina di, insomma, tassare e penalizzare il più possibile i titoli scambiati nelle borse statunitensi. C'è, insomma, questa battaglia al tech e che sta inevitabilmente generando, insomma, vendite pesanti sulla Cina soprattutto, mentre invece sul mercato americano abbiamo visto che le cose vanno in maniera diversa, nel senso che appunto ieri il Nasdaq ha aggiornato appunto ulteriormente i massimi, mentre Hong Kong, che è l'indice che raccoglie la maggior parte, insomma, dei tecnologici nell'Asia, ha subito una pesante, insomma, seduta, quella di oggi. Siamo a meno 2,9% ai minimi praticamente del 2021. Sicuramente un'altra delle situazioni da monitorare in maniera attenta. Siamo, diciamo che abbiamo esaurito in qualche modo i nostri temi, Stefano, però io a questo punto, insomma, dato che ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, mi piacerebbe sapere, avere un aggiornamento, dato che, insomma, lavori in Svizzera, sull'aria che si respira, insomma, nel paese, ora che siamo arrivati sostanzialmente alla fine di Euro 2020 e che ha visto la Svizzera essere tra le sorprese anzi forse la sorpresa della competizione. Ce n'è sempre una, Io ho sempre in mente il Camerun nel 1990, che arrivò ai quarti facendo soffrire l'Inghilterra, la Turchia nel 2020, che arrivò tipo terza, scusate, nel 2002 arrivò terza ai mondiali o qualcosa del genere. La Svizzera fa la parte della sorpresa e immagino che tiferà Italia domenica nella finale contro l'Inghilterra, o no? Come, che No, aria si respira? beh, diciamo che sicuramente qua, come ti ho detto anche ieri in separata sede, sicuramente ci sono tanti italiani, soprattutto nel Ticino, quindi chiaramente dopo la partita con la Spagna ci sono state manifestazioni di giubilo anche qua, quindi caroselli, gente in strada, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente, soprattutto la Svizzera italiana sta vivendo con molta passione l'esperienza delle nazionali italiane, quindi sicuramente se domenica dovessimo vincere, sicuramente ci sarà una bella movimentazione di piazza anche qua. Quindi, da questo punto di vista, per quanto riguarda la Svizzera nel Ticino, sicuramente la presenza italiana si fa sentire. Poi, come ti dicevo, è chiaro che anche loro si sono dispiaciuti, perché sicuramente la Svizzera è arrivata vicina a fare comunque un'impresa, perché se fosse arrivata in semifinale sarebbe stata veramente una cosa incredibile. E comunque sono rimasti soddisfatti chiaramente di quello che hanno fatto, perché come hai detto giustamente tu, un quarto di finale all'Europeo era un risultato che la Svizzera non aveva mai fatto storicamente, quindi chiaramente è stata una cosa molto, molto importante. Però ti ripeto, vedo anche simpatia da parte, soprattutto qua nel Ticino, poi chiaramente più si sale, si va verso la parte tedesca o verso la parte francese, chiaramente cambia totalmente il mood, ma qua nel Ticino sicuramente in questo momento vedo parecchia simpatia anche degli svizzeri nei confronti della nazionale italiana. E vi faccio vedere a questo punto anche, vediamo se riusciamo a, perché poi comunque, insomma, abbiamo anche rivelato un po' gli altarini, insomma, ci siamo sentiti ieri e
nel senso che Stefano mi ha girato, eccolo qua, regia, riusciamo a vedere, riusciamo a far vedere un po' di festeggiamenti dove? In Italia? No, in Svizzera, ecco qua, nel Canton Ticino, insomma, sostanzialmente. Sì, Bellinzona, questa era Bellinzona. Ah, questa è Bellinzona. Beh, insomma, sembra quasi di stare, insomma, in una piazza romana, insomma, c'è pure qualcuno che ha assaltato la statua con un cavallo sopra. Io non conosco Bellinzona, vi chiedo scusa, magari è una piazza famosa e se lo è, insomma, chiedo scusa, lo ignoro, ma insomma tante bandiere italiane in Svizzera con festeggiamenti decisamente evidenti e anche abbastanza rumorosi. Insomma, eravamo sul sito, ovviamente, su un sito svizzero, e che in qualche modo ci fa vedere come, insomma, non siamo gli unici a fare il tifo per gli azzurri. A questo punto bisogna tirare fuori, insomma, il caro vecchio Fantozzi quando quantomeno si prepara a vedere la partita Italia-Inghilterra. Poi non ci riesce perché c'è la corazzata Potionkin, però insomma ricordiamoci come si prepara per la visione della partita, per cui ti chiedo ovviamente dici frittatoni di cipolle, birra. Sì. L'unica cosa è che la vestaglia in questo periodo, il vestaglione di flanella in questo periodo fa un po' caldo, quindi bravo. Magari lasciamoci una canotta così. Bravo che ricordi anche il tessuto della vestaglia, che in effetti con la flanella. Fantozzi è un mito, voglio dire, quindi della nostra gioventù, quindi è impossibile dimenticarlo. Quindi insomma, diciamo che lasciamoci la libertà di mettere al massimo una canottiera se vogliamo, esatto, proprio essere trash, non so, ma anche forse la frittata di cipolle non è propriamente estiva come pietanza. Ci può stare? Sì, la fai un po' prima, la lasci raffreddare, poi comunque ci sta, dai. Va bene, dai, allora vedo che insomma siamo allineati da questo punto di vista, e tu insomma la vedrai insomma, famiglia, amici, da solo? Sì, amici. Io invece della frittatona penso che ci daremo una grigliatona, però più o meno, insomma, il tema, la birra fredda ci sarà sicuramente. Perfetto Stefano, grazie come sempre per la disponibilità, buon lavoro, ringraziamo Stefano Cezza, Up to Value, a presto! Grazie a tutti, buona giornata.